della RAI. Milano si interroga dopo l'aggressione subita ieri mattina in un parco da una donna di 42 anni che aveva appena lasciato i figli a scuola. I dati del centro antiviolenza della Mangiagalli dicono però che i casi sono in calo. Due casi in 24 ore riaccendono l'allarme per le violenze sessuali a Milano. Episodi con un epilogo diverso. Lo sconosciuto che ieri mattina ha aggredito una donna di 42 anni nel parco di Villa Litta ad Afori è riuscito a fuggire, mentre mercoledì mattina l'autore della tentata violenza su una 25enne all'uscita della metro Lambrate è stato fermato dai passanti e poi arrestato dalla polizia. Nella politica locale si è subito riaccesa la polemica sulla sicurezza in città, ma la dottoressa Kusterman, responsabile del centro soccorso della Mangiagalli, afferma i dati generali sono in diminuzione. I casi di violenza su strada da parte di sconosciuti sono decisamente diminuiti dal 2009 progressivamente. Per darle un'idea, nel 2010 erano 96 casi la violenza su strada, nel 2011 sono stati 67 e quest'anno a oggi sono 22 casi. I casi di violenza in famiglia invece non accennano a diminuire. Oltre 500 le richieste di soccorso arrivate al centro della Mangiagalli nel 2011, 170 dall'inizio dell'anno. Per le donne tornare a casa non vuol dire aumentare la loro sicurezza. Una città vivibile è una città che si apre, non certo una città che si rinchiude in se stessa e si arrocca. Ieri la donna aggredita ad Afori è stata portata proprio al centro della Mangiagalli. La squadra mobile continua le indagini per risalire all'aggressore, che sarebbe un italiano. Nelle scorse ore altre due denunce per violenza. Una 66enne ha detto di essere stata aggredita da uno sconosciuto sul pianerottolo di casa, mentre una donna camerunense ha subito violenza da un connazionale arrestato dai carabinieri. L'inchiesta sui fondi elettorali della Lega Nord. Ieri interrogato un nuovo